Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi presenterò Elecaenta. Cosa è? Quello che io definisco un prodotto geniale. Questi prodotti mi piacciono tantissimo, soprattutto quanto costano così poco. Infatti costa circa 160 euro, che non sono tantissimi. È il normale prezzo di un powerbank da 60.000 mAh. Questo è 62.500 mAh, è un normalissimo powerbank, ma in realtà questo powerbank ha una tecnologia bellissima, perché ha un piccolo inverter all'interno che ci dà l'onda sinusoidale pura 230 volt in corrente alternata 50 Hz. Abbiamo le classiche uscite USB, sia questa USB che questa in corrente continua. Abbiamo dei LED, un sistema di ventilazione, le batterie LiFePO4, quindi è un gioiellino che costa quanto un normale powerbank, che vi permette solamente con una, due, tre prese USB di ricaricare dispositivi. Qua abbiamo le batterie ricaricabili LiFePO4 che ci danno una buona autonomia, ci danno 10 anni di utilizzo, quindi 3500 cicli di ricarica. Ma abbiamo tutta questa tecnologia che ci permette di sfruttarlo al 100%. Quando si vedono questi prodotti, in tanti, tantissimi dicono: ma cosa me ne faccio di una power station così piccola? Te ne fai quello che te ne fai normalmente di un normale powerbank da 60.000 mAh, che però hai in più una presa in corrente alternata. E pensate quando si è in viaggio, perché questo non viene pensato e progettato per essere utilizzato all'interno di un laboratorio oppure per portarlo chissà in quale officina. Questo viene pensato e realizzato pensando a chi deve viaggiare, ha bisogno di avere un accumulo di corrente. E quindi anche questa opportunità per ricaricare droni, per ricaricare dispositivi, tutto quello che si può ricaricare o alimentare solo con la corrente di casa. Ma già praticamente ve l'ho recensito, quindi cosa rimane? Metterlo sul bancone, farvelo vedere e farvi vedere pure i pannelli solari. Sì, perché si ricarica anche con i pannelli solari. Quindi mettiamolo sul bancone e guardiamolo. E allora, innanzitutto scusate il grande disordine sul mio bancone, ma stavo facendo altri tipi di lavori. Allora, guardiamo questo prodotto. Abbiamo l'impugnatura sulla parte alta che ci permette di trasportarlo con comodità. Di per sé è semplice, si può quasi paradossalmente mettere pure in tasca, ma facilmente nello zaino. Comunque, per poterlo trasportare con facilità abbiamo queste due impugnature. Nella parte frontale abbiamo il pannellino di controllo, quindi questo display, tasto di accensione generale e poi i tasti per attivare le varie uscite, quindi le uscite USB, tra cui una power delivery, tre prese USB di tipo A normali, le uscite 12 volt e poi da questa parte abbiamo l'uscita in corrente alternata. Queste invece sono il comparto dell'illuminazione, quindi due LED, poi nella parte posteriore non abbiamo nulla, nella parte inferiore abbiamo questi piedini che gli permettono di rimanere stabile sul piano di appoggio. Quindi a questo punto accendiamolo direttamente. Si deve premere il tastino nella parte centrale, compare la percentuale di batteria ancora rimanente, possiamo attivare le uscite USB, quindi siccome si accenderà pure una scritta sul display, possiamo attivare anche le uscite in corrente continua 12 volt e da questa parte accenderemo invece il comparto, quindi l'unica presa in corrente alternata e qua apparirà AC out. Da quest'altra parte invece l'illuminazione. Sono dei fari davvero potenti. Fanno una bella luce concentrata, però bella potente. Allora, spegniamo quindi tutti questi scompartimenti. Tra l'altro, questa si abbassa pure come intensità e ha pure questo lampeggio. Quindi 1, 2, 3 e poi si spegne. Adesso mettiamolo alla prova. Che prova fare con uno strumento di questo tipo? Allora, non possiamo collegarci chissà che cosa. Possiamo, appunto, come ho detto poco fa, alimentare un caricabatterie, per esempio, di alcuni attrezzi. Se siamo fuori, abbiamo bisogno di una ricarica. Possiamo utilizzarlo per alimentare, per esempio, questa. Vi faccio vedere. Questa assorbe 160 watt. Lui arriva a 200 watt con 200 watt ora di utilizzo, 400 watt di picco. Quindi possiamo utilizzarlo, per esempio, se abbiamo solo dispositivi che funzionano a corrente elettrica che non assorbano tantissimo. Possiamo utilizzarlo, come avete visto, per alimentare i nostri dispositivi. Ovviamente è impensabile poter alimentare qualcosa che consumi troppo, che abbia picchi eccessivi. Però per poter alimentare il ventilatore o qualunque altro tipo di dispositivo che vada con questo tipo di alimentazione, secondo me è perfetto, sempre rimanendo entro i 200 watt. Da questa parte, tramite le prese USB, possiamo alimentare tutto ciò che vogliamo che funzioni con le prese USB. Quindi vi faccio vedere come sempre il piccolo ventilatore che si accende, si alimenta solo ed esclusivamente con la presa USB. Anche se ultimamente il cavo posteriore fa un bel po' di falso contatto, comunque
Come vedete, gira e funziona. Possiamo anche ricaricare i telefonini. Quindi prendiamo questo smartphone, colleghiamolo a questa presa nel verso giusto, che sbaglio sempre, e quindi caricheremo il nostro telefonino. È un po' troppo scarico, comunque, come vedete, si è acceso, quindi è andato sotto carica e si sta ricaricando in contemporanea al funzionamento del nostro ventilatore. Quindi immaginate una situazione di questo tipo, come vedete 0%, ma è sotto carica. In una situazione di questo tipo, all'interno della nostra tenda, riusciamo a utilizzarlo con semplicità e quindi con la comodità di avere una ottima autonomia e quest'altra opzione. Ma guardiamo quello che troviamo pure all'interno della confezione, quindi lo metto qua da parte, prendo la scatola, sistemiamo anche l'inquadratura così riuscite a vedere tutto per bene. Allora troviamo questa scatolina che contiene tutti i cavi, quindi questo per esempio che serve per ricaricarlo tramite la presa accendisigari dell'automobile, questo invece serve per trasformare le uscite in corrente continua da 12 volt che abbiamo visto nella parte frontale e farlo diventare quindi qualcosa che possa alimentare quegli strumenti che funzionano con questo tipo di attacco. Ma abbiamo ovviamente anche l'alimentatore, quindi possiamo ricaricarlo con la corrente di casa e inserendo questo jack nella parte frontale riusciremo a ricaricarlo. In tutte c'è scritto out, in questa c'è scritto in, quindi serve per ricaricarlo. Io l'avrei fatto di un colore differente oppure l'avrei spostato. Comunque, quella per la ricarica è questa in basso a destra. Ma possiamo ricaricarla anche con i pannelli solari e infatti metterò delle riprese in cui faccio vedere che l'ho ricaricata del tutto, quindi completamente utilizzando solo i pannelli solari. Si è ricaricata in poco più di 2 ore perché c'era poco sole, però era completamente allo 0% perché ho fatto diverse prove, l'ho sfruttata, ho cercato di capire appunto come funzionasse per potervene parlare. E ho deciso di dare la ricarica dopo averla zerata con questi pannelli che vediamo di fronte a noi. Il cavo è molto lungo, quindi saranno circa 2,5 metri di cavo, occhio e croce, non l'ho misurato, ma abbiamo diversi tipi di uscite, quindi spostiamo tutto questo disordine. Vi faccio vedere la parte posteriore dei pannelli, quindi abbiamo questo tascone così grande. E all'interno troviamo diversi adattatori, troviamo pure dei moschettoni per poterlo fissare eventualmente in modo stabile per non farlo cadere, appenderlo a qualche ringhiera, eccetera. Quindi possiamo adattarlo a diversi tipi di utilizzi, ma questo tra l'altro è una piccola uscita con delle prese USB. E ci permette di ricaricare i nostri dispositivi mentre il pannello è esposto al sole, che sta ricaricando la nostra Power Station, e possiamo pure alimentare quindi in spiaggia, in campeggio, eccetera, i dispositivi tramite queste prese, prese di USB tipo C e di tipo A. Poi abbiamo i classici connettori, quindi MC4, Anderson, quindi diversi tipi di connettori per poter ricaricare la nostra Power Station e altre Power Station. E nella parte posteriore troviamo pure questi supportini che si aprono un po' come le cornici, quindi con il supporto posteriore, ed essendo dei pannelli pesanti, io non immaginavo che dei pannelli così piccoli potessero essere così pesanti, che sono da 120 watt, ma sono fatti benissimo, sono così stabili e robusti che anche se hanno solo due supporti rimangono perfettamente dritti, a differenza di tanti altri, questi sono rimasti perfettamente allineati, quindi ottimi come pannelli. Poi nella parte superiore abbiamo questa impugnatura per poterlo trasportare, ovviamente tutto viaggia all'interno della sua confezione, sia per quanto riguarda i pannelli che per quanto riguarda la Power Station, come vi ho fatto vedere, e come sentite è dotato anche di ventilazione. Non so se riuscite a sentire le ventole. Quindi, rispetto ai normali power bank che paghiamo su per giù la stessa cifra, abbiamo tanto in più. Abbiamo davvero un dispositivo intelligente e fatto bene. Ovviamente l'azienda vende anche power station più grandi. Mi hanno proposto di recensire quelle più grandi, ma devo dirvi la verità: quelli che utilizzo molto frequentemente, che porto in giro con me, sono le power station piccole. E questa diventerà una di quelle che sarà praticamente quasi sempre al mio fianco, perché ogni piccolo viaggio, anche andandole così fuori città, fuori porta, una di queste torna sempre utile. Ora però diamo un'occhiata anche al sito del venditore. E allora, questo è il sito del venditore. Come vedete, abbiamo il prodotto in questione con quasi 5 stelle, solo 16 recensioni, perché il prodotto è relativamente nuovo, quindi ha poche recensioni, però l'importante è che siano positive. Come vedete qua, questa è la fotografia delle batterie litio ferrofosfato che troviamo all'interno, che ci danno 3500 cicli di ricarica. Guardiamo pure cosa dicono riguardo ai tempi di ricarica, e come vi dicevo, per la ricarica
con i pannelli solari, effettivamente 2 ore non c'era sole favorevole, ho impiegato poco più di 2 ore, ma ce l'ho fatta senza nessun problema. 3 ore e mezza invece con la ricarica USB, ecco, quindi si può ricaricare pure con la ricarica USB, e non lo sapevo, non l'avevo approfondito. Con l'adattatore classico di casa, ma quindi con l'alimentatore, invece 3 ore. E per quanto riguarda invece caricabatterie per automobile, 12 volt impiegherà 3 ore e mezzo, 24 volt invece 2 ore, quindi come ricarica è relativamente veloce. Qua abbiamo alcuni esempi invece di utilizzo: avendo 200 watt/ora 62.500 mAh, possiamo ricaricare 3 volte un computer portatile, 16 volte lo smartphone, poi dipende dal tipo di batteria dello smartphone, 6 volte un tablet, 11 volte una fotocamera, insomma diversi tipi di utilizzi, il drone 5 volte, e una lampadina da 20 watt per esempio si può utilizzare per 8 ore. Ci sono diversi tipi di utilizzi: una coperta elettrica, loro dicono per esempio da 40 watt 4 ore, anche se coperte elettriche da 40 watt non ricordo di averne mai viste, ma un ventilatore, mini ventilatore da 10 watt 16 ore, quindi aumentando il wattaggio si riducono le ore, ma comunque per una notte dovrebbe farcela. E poi radio, TV, eccetera eccetera, quindi si può utilizzare con diverse tipologie di utilizzo. Ovviamente, ripeto, deve essere una cosa occasionale, sicuramente non si acquista per l'unico motivo della presenza di questa presa, però è una cosa che lo arricchisce, perché come tecnologia è importante. Avere l'onda sinusoidale pura significa che possiamo ricaricare pure e alimentare tutti quegli strumenti delicati che hanno bisogno di un'onda pulita. Ovviamente ha anche il sistema di gestione delle batterie integrato, quindi BMS, e poi la comodità di poterlo ricaricare in diverse modalità. In poche parole, è impossibile che se usciamo ce lo portiamo con noi non abbiamo modo di ricaricarlo. Qua abbiamo anche altre fotografie di una sezione del prodotto in cui si vede la tecnologia impiegata. Andando più giù invece vediamo un test che mostra l'onda sinusoidale pura e alcuni esempi di utilizzo, come vi dicevo, per esempio in campeggio. Come vedete abbiamo una totale indipendenza da un mini generatore solare, una mini power station oppure un grande power bank, che ci dà la possibilità, come vi ho fatto vedere in tutto questo video, di rimanere indipendenti in piccola parte quando siamo fuori, ma ci dà la possibilità di avere un power bank del quale sono super soddisfatto, sono felicissimo, che vi consiglio davvero, che ha una buona autonomia con tutta questa tecnologia all'interno. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero anche un codice di sconto. Dopo che vi arriva, se deciderete di comprarlo, commentate e fatemi sapere come vi ci trovate. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccate anche sul pollicione qua da sulla sinistra, sulla mia sinistra, sulla vostra destra, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche, e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao da Riccardo e a presto.